La ASL di Bari ha attivato il primo ambulatorio del servizio sanitario pubblico dedicato al trattamento della vulvodinia, patologia cronica ancora poco conosciuta ma diffusa nella popolazione femminile, tanto da essere diventata di recente oggetto di una proposta di legge nazionale mirata al riconoscimento di vulvodinia e neuropatia del pudendo come malattie croniche e invalidanti nei livelli essenziali di assistenza. Il nuovo servizio è stato presentato all'ospedale San Paolo di Bari. La forza del centro è il fatto che è un centro multispecialistico, quindi è sì coordinato da ginecologhe e ostetriche, ma ruotano intorno al centro anche figure di supporto quali fisioterapisti, psicologi, urologi, reumatologi, dermatologi e anche terapisti del dolore. Un passo in avanti importante per consentire allo stesso tempo un approccio diverso in queste situazioni. L'obiettivo del comitato non è soltanto quello di far riconoscere la vulvodinia e la neuropatia del pudendo come malattie croniche ed invalidanti, ma anche quello di poi creare degli spazi appunto per le pazienti ad essere curate. Una malattia, raramente mi capita di inaugurare un ambulatorio di una patologia frequente presente nel 12-15% delle donne che però in realtà non aveva un ambulatorio dedicato. Se ci pensate, è un'assurdità legata anche a una certa arretratezza culturale. Perché si è abituato a pensare che questo non sia un problema. In fin dei conti le sofferenze delle donne, diciamo così, sono ancestralmente ritenute normali, di soffrire, amen. Diciamo, noi invece la pensiamo in un modo radicalmente opposto.